Che se nota, che se nota chi ne deve fare. Come non ha di meno, facciamo un presidio contro la tampon tax, che è la tassa del 22% che è assoggetta tutto il prodotto dell'igiene femminile, quindi gli assorbenti, tamponi, coppette mestruali e quant'altro. Siamo qua invece per dire che non può essere una tassa del 22% quella su un bene necessario come sono gli assorbenti. Lo Stato incassa 83 milioni di euro all'anno solo di tasse sugli assorbenti e appunto sono una tassa solo sulle donne, comunque sui soggetti che hanno le mestruazioni, invece appunto le mestruazioni non sono un lusso. Ci abbiamo anche i fotografi. Perché fai così? Allora, non ho fatto con te o la faccio? Puoi prendere i volantini, cavolo. Ma anche in Francia. In altri paesi è più facile, no? Nel senso che in altri paesi, anche vicini a noi, costano meno e per alcune ragazze, in particolare nel periodo che sono giovani, addirittura sono sotto costo, se non gratis. Noi stiamo qui a dire che avere il ciclo non è un lusso e gli assorbenti non sono un accessorio o un vezzo, ma sono una necessità.